Signore e signori, buonasera a tutti e benvenuti al Circolo Flaminio, dove questa sera si gioca il torneo Pezzana. Per la categoria over 40 sta per andare in scena West Ham contro Flamengo. Tutto pronto per l'inizio con il fischio dell'arbitro che è appena arrivato. Calcio di punizione in favore del Flamengo, è già pronto sul pallone Ledesma. La rincorsa, poi parte la battuta e pallone sotto al 7, nulla da fare per l'estremo difensore del West Ham Aquilino. Gran gol da parte di Ledesma che va a siglare l'1-0. Altro calcio di punizione in favore del Flamengo, possibilmente questa volta anche da posizione più pericolosa rispetto a quella che ha portato al gol dell'1-0. Neanche a dirlo, sul pallone c'è Ledesma, vicino a lui Borrello, più probabile che sarà l'autore del gol dell'1-0 ad andare. Arriva il fischio dell'arbitro con Ledesma che tira forte verso la porta, buona la risposta di Aquilino, poi sulla ribattuta riesce a liberare la difesa Antonini. Pressione di D'Ambragi, se la cava bene toccando verso Cotini, poi c'è spazio per Borrello che riesce a controllare. Poi salta la pressione di Screponi e cede ancora verso Cotini. Pallone girato sulla destra dove è pronto Ledesma a ricevere. La finta di Ledesma che ha il pallone sul mancino. Lo lascia partire e con questo gran tiro va a realizzare la propria doppietta personale. Il gol del 2-0 del Flamengo. 2-0 Flamengo al 15° minuto. Rossi con le mani. Pallone diretto a Dimitri Di Paolo, che avanza al piccolo trotto, poi torna ancora da Rossi sulla destra, cross morbido per D'Ambragi che stacca e colpisce il palo. Gran colpo di testa su un cross che arrivava lento, riesce con il colpo di frusta a dare la giusta direzione, solo palo, sfortunato. Rossi con le mani, pallone a cercare D'Ambragi che di spalle tocca per Giandonato, poi Di Paolo trova ancora D'Ambragi, attenzione allora, contropiede per il West Ham. D'Ambragi che punta Cotini, lo mette a sedere, poi parte la conclusione col destro per mandare fuori tempo il portiere Cialente, che comunque è riuscito ad opporsi. Bella parata. Calcio d'angolo per il West Ham che ci sta provando. Giandonato pronto ad andare in mezzo. Pallone tagliato sul secondo palo, Screponi la schiaccia e Cialente riesce a parare di puro istinto mettendo il pallone alto. Nuovo corner, Borrello ne mette due a sedere, buona azione del Flamengo. Avanza il numero 10, prova la conclusione col mancino che pizzica l'incrocio dei pali di sinistra prima di terminare fuori. Due fischi dell'arbitro che arrivano in questo momento, dunque si può concludere il primo tempo di West Ham Flamengo sul risultato parziale di 0-2 per i brasiliani in seguito alla doppietta messa a segno da Christian Ledesma. Tutto pronto per la ripresa del match, secondo tempo che ha inizio in questo momento, inaugurato dal Flamengo. Si riparte dal risultato di 0-2. Ledesma riesce a superare Carassai, punta la porta, poi il pallone in mezzo che filtra, riceve Borrello e poi spara il diagonale, se la cava con i piedi Aquilino. Riceve Romano sulla destra, un po' di campo per lui, il pallone per Ledesma che prova a riproporre verso la tre quarti, poi Borrello non riesce a trovare la giusta linea di passaggio verso Mazza. Attenzione al contropiede del West Ham, prova a giocare in verticale. D'Ambragi poi finisce per terra, Cotini e ne può approfittare D'Ambragi che riesce a concludere in rete. 2-1 del West Ham al 47° minuto di gioco. Gol di D'Ambragi consente al West Ham di riaprire la partita. Romano gioca in verticale con Ledesma, due su di lui, riesce ad andare alla conclusione guadagnando un prezioso corner. Calcio d'angolo per il Flamengo, è pronto Borrello a calciare verso l'area di rigore. Pallone lungo sul secondo palo, Mazza! Grande gol di Mazza che riesce a trovare il giusto tempismo e va a depositare il pallone alle spalle di Aquilino. Subito, immediato, il 3-1 del Flamengo.
Borrello, c'è una prateria sulla sinistra per Cotini, che riesce a controllare zona cross, il pallone che arriva, deviazione di Rossi, poi Ledesma che si coordina e riesce ad insaccare, tripletta personale, 4-1 per il Flamengo. Rossi prova a prendere la mira, la conclusione rimpallata, poi cross in mezzo per D'Ambrogi che al posto giusto, al momento giusto riesce a trovare il gol del 4-2 e partita nuovamente riaperta. Borrello gioca con Ledesma, pallone di ritorno per il numero 8 che prova col mancino, raccoglie il pallone Mazza che ribadisce in porta e va a riallungare sugli avversari segnando il gol del 5-2 di Paolo per Laureti. Attenzione, l'errore in disimpegno e arriva il gol da parte di Mazza, 6-2. 3 fischi dell'arbitro che arrivano in questo momento, si chiude West Ham Flamenco sul risultato di 6-2. Condurre in testa dal primo minuto ed ogni volta che si avvicinava il West Ham sono stati sempre abili ad allungare il vantaggio. Questo consente dunque ai brasiliani del Flamenco di portare a casa 3 punti